Buongiorno a tutti, possiamo chiamare il procedimento. Chiamiamo il procedimento numero 2018 a carico dell'imputato Olio di Palma, libero assente, difeso dall'avvocato di fiducia Romano Martina. Esaminate le notifiche ed accertata la regolarità dello stesso carico dell'imputato Olio di Palma, dichiaro aperto il dibattimento e do la parola alla pubblica accusa. Buongiorno signor giudice. Olio di Palma, imputato del reato di cui all'articolo 800 del codice penale, a seguito delle indagini condotte su basi scientifiche, è emerso che l'imputato è un olio vegetale, indubbiamente pericoloso e nocivo per la salute. Stiamo parlando dell'olio vegetale più consumato al mondo, rappresenta il 37% dell'intera produzione mondiale di oli vegetali. Si tratta di un ingrediente molto diffuso nell'industria alimentare, il cui contenuto di acidi grassi saturi è responsabile dell'innalzamento dei livelli di colesterolo nel sangue, superiore alla maggior parte di altri oli. Associazioni mediche, cardiologiche e autorità governative, come l'Organizzazione Mondiale della Sanità, affermano che l'olio di palma aumenta i fattori di rischio per le malattie cardiovascolari, quali infatti ischemia e ictus. Numerose ricerche sistematiche hanno fatto emergere relazioni tra grassi saturi nella diete e altre patologie, come il cancro, mentre prove crescenti indicano che la quantità e il tipo di grassi nella dieta può avere effetti importanti sulla salute delle ossa. Potenziali problemi per la salute dovuti a un eccessivo consumo di olio di palma sono legati anche alla presenza di delle sostanze tossiche, una delle quali classificata come genotossica e cancerogena, appartenenti al gruppo dei glicidi esteri. Per questo motivo, il consumo abituale di prodotti alimentari contenenti quantità rilevanti di olio di palma viene indicato come potenzialmente rischioso, soprattutto per bambini e adolescenti, da parte dell'Autorità per la Sicurezza Alimentare Europea. Un recente studio ha messo in luce che la raffinazione dell'olio di palma produce alcune sostanze cancerogene e potenzialmente tossiche per l'organismo. Per tutto quanto esposto e provato, si chiede il rinvio a giudizio dell'imputato per i fatti contestati. Prenda la parola la difesa. Buongiorno, signor giudice. La maggior parte di queste accuse non sono scientificamente fondate o dimostrate. Le evidenze sono inesistenti o insufficienti. Non c'è alcuna evidenza scientifica per giustificare la demonizzazione dell'olio di palma. All'Università degli Studi Federico II di Napoli ha riabilitato l'olio di palma nell'ambito di un convegno tenutosi recentemente presso il Dipartimento di Farmacia dell'Ateneo Campano, al quale ha preso parte, tra gli altri, il professor Marco Silano dell'Istituto Superiore di Sanità. Secondo Silano, la criticità dell'olio di palma rientra nella quantità di acidi grassi saturi che compongono la dieta di una persona. Non basta eliminare un singolo prodotto, ma va valutata l'intera dieta. Per donare l'olio di palma c'è anche un recente studio dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, che ha Silenzio in aula. dimensionato il ruolo negativo degli acidi grassi saturi sull'innalzamento del colesterolo sanguigno, principale fattore di rischio delle malattie cardiovascolari. Anche il timore che l'olio potesse favorire l'insorgere del diabete di tipo 2 è stato smentito dagli esperti. Quanto alla possibile sostituzione dell'olio di palma con altri alimenti, bisogna fare molta attenzione. Se essa deve avvenire con grassi idrogenati che contengono grassi trans, allora 100.000 volte meglio l'olio di palma. Ciò che il consumatore deve fare è regolarsi in maniera tale che gli acidi grassi saturi non superino il 10% nella dieta giornaliera. La vera criticità dell'olio di palma è legata ai contaminanti che si formano durante i principali processi di raffinazione, ovvero quando l'olio viene trattato a una temperatura superiore ai 200 gradi. Queste sostanze però non sono intrinseche all'olio, ma si presentano durante questi processi. Ad ogni modo, l'industria alimentare sta affrontando questo problema e sta cercando di individuare processi di raffinazione che non producono questi contaminanti. Per tutto quanto esposto e provato, si chiede l'archiviazione del procedimento a carico dell'olio di palma, perché il fatto non sussiste o comunque non costituisce ipotesi di reato. Ascoltate le parti, il consiglio si ritira in camera per deliberare. In nome del popolo italiano, il Tribunale dell'Istituto Rizza di Siracusa, classe terza B web, visti gli atti del procedimento a carico dell'imputato Olio di Palma, ritenuta la fondatezza dei fatti contestati, rinvia a giudizio l'imputato Olio di Palma per i capi di imputazione. L'udienza pubblica è terminata.